Noi, come si dice, abbiamo degli antenati molto importanti, no? E quindi qualunque cosa noi facciamo teniamo conto della nostra storia, delle cose che ci siamo, che abbiamo, cerchiamo di interpretarle in maniera moderna. Stiamo recuperando l'anima progettuale di Cassina, la capacità, se vuole, che ogni prodotto nasce da un grande progetto, e quest'anno Philip Stark ha interpretato molto bene questa nostra esigenza, che è storica. Credo che in generale la casa di oggi ha una dimensione privata, una dimensione pubblica, la dimensione privata che viene vissuta essenzialmente nella famiglia, la dimensione più pubblica a volte che si vive con una ristretta ricerca di amici. Diciamo che in questo momento Stark è andato anche oltre, no? Sia in un'interpretazione bianca e un'interpretazione scura di questa dimensione, e quindi abbiamo fatto degli oggetti, dei divani, delle cose che possono essere usati in maniera assolutamente nuova, non solo per guardare la televisione. Qualche misura il tempo un po' più lento che in cui si rapportano i consumi per la casa, in qualche misura permettono di percepire la qualità con maggiore attenzione. Credo che questa sia la differenza tra noi e la moda. TV.com.